John Borno ragazzi, poche grazie e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel bar sport della 33esima giornata della Serie A, stavolta non vi dico niente del volantino. vi lascio tutte le informazioni in descrizione per chi se volesse. Insomma, guardarmi la Roma insieme, di incontrarmi e Cabo, ma ne tutti gli altri. Comunque, tutte le, 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 le informazioni stanno nell'info box o nel primo commento fissato in alto. Detto questo, il bar sport di questa settimana. Io partirei appunto dalla prima in classifica. Poi ho scritto tutto, tutti i miei pronostici, eccetera. Che è la Juventus, della Juventus, ragazzi, per i pronostici abbiamo preso veramente tutto. Juventus, che sinceramente non ho visto, sono molto molto sincero, ho visto il classico piuttosto che la Juventus. Quindi so che so i gol che ha fatto: ho visto gli highlights, ho visto che ha preso un sacco di pali, ha provato a recuperare la Roma nella grandissima sfida dei pali. Ma la Roma è troppo forte e non gli si può stare dietro. Comunque la Juventus prende tipo 4 pali, fa un gol che poi gli verrà annullato, eh, segna 4 gol, ha praticamente stradominato eh, e stra-distrutto il Genu. Abbiamo preso tutto perché per la quota facile avevo consigliato il gol. Cioè no, il, la vittoria della Juventus è arrivata Per la, la, la media L'over due e mezzo ed è arrivata Per la difficile la Juve vince con almeno tre gol di scarto E anche questo lo abbiamo preso Diciamo che ho visto ovviamente una no, Juventus che si sì, adesso non si gioca più niente Ha vinto lo scudetto per cui Insomma pensavo eh, Cioè ero sicuro che vincesse diciamo anche in scioltezza Anche perché sulle ali dell'entusiasmo Vista la vittoria contro il, eh, il Cioè il passaggio del turno contro il Barcellona E poi il, il, il pescaggio. Si dice, il pescaggio Contro il Monaco però, d'altro canto, mi aspettavo un Genoa un pochino più, eh, diciamo, in forma. Non in forma, piuttosto che ce la mettesse tutta. Adesso il Genoa, ragazzi, rischia la Serie B. Cioè, sta solamente 6 punti sul Crotone e solamente 1 punto sull'Empoli. si potrebbe riaprire tutto, io sinceramente spero si riapra tutto. Perché questo Genoa che ha fatto 7 punti, 7, nelle ultime 17 partite... Cioè, questo vuol dire che, veramente, ragazzi, ha fatto, non lo so, un, un ventesimo, non lo so, un, un niente, pochissimi punti... 11 punti rispetto a. Uh, no, 11 punti dai che? 17 punti rispetto ai. Uh, alle, alle dieci, uh, che cazzo sto dicendo? 7 punti rispetto alle 17 giornate. C'è cioè, Giovanni che ride. Li saluta Giovanni. C'è. <ride> Comunque no, il genere veramente è fuori forma. Detto ciò. Uh, Pescara Roma, il Pescara è ufficialmente retrocesso in Serie B dopo una sola stagione, mi dispiace per i tifosi, non per la società, non per la squadra. Eh, hanno fatto una sola vittoria sul campo contro il Genoa 5-0 fra l'altro, cioè, potevano pure tenersi per altre partite dei gol, a parte scherzi. E per il resto sono tornati immediatamente in Serie B. Poca roba quest'anno il Pescara, spero che qualora la spalla dovesse venire in Serie A l'anno prossimo riesca a fare meglio perché un'altra annata con una squadra che fa 14 punti dei cui 3 regali Calatissimi, eh, cioè quindi 11 punti sul campo in 35-33 partite. Sono veramente pochissimi. Anche quello da bene per le scommesse. Per la quota facile avevo conceduto il 2 secco della Roma. Per la quota media, entrambe le squadre hanno preso. Per la quota difficile, il multicol 3-4. Non l'abbiamo preso per il gol finale del Pescara perché ci sono stati 5 gol. Però abbiamo preso il marcatore che avevo detto: Sala, ha fatto anche una doppietta. Sono contento della prestazione della Roma. Perché, come sapete, ovviamente, tifo Roma. <coughs> la Roma ha giocato bene, ha giocato a viso aperto ha giocato veramente molto bene, mi sono divertito ovviamente di fronte non che c'era eh, la Juventus, c'era il Pescara però comunque mi sono divertito nel vedere questa Roma, poi c'è stato l'episodio Geco Spalletti ma di quello non ne riparliamo che è meglio, comunque la Roma gioca bene e ora ci, ci aspetterà questo Tour de Force contro Lazio, Milan e Juventus, eh, avrei fatto riposare Nainggolan sinceramente perché era stanco morto, poi 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 andiamo più veloce perché abbiamo già sprecato 3 minuti e 45 il Napoli viene bloccato a Reggio Emilia dal alza Solo per 2, a 2 io ho fatto il a sparita ragazzi quindi se volete potete andare a vedere per le scommesse qui non è andata tanto bene abbiamo preso solo l'under 4 e mezzo per la quota facile quota media 2 secco non preso multi 2-3 non preso preso il marcatore mertens che ormai segna sempre ragazzi mertens non lo so è diventato veramente un bomber io dai 2 anni un anno e mezzo che vi dico che per me mertens potete andare a vedere i video di iniziano se non se, insomma se ci credete che mertens merita molto di più il posto rispetto ad Insigne molto di più il posto rispetto ad insigne, lo merita tantissimo mertens per Me. Però, però molti mi dicevano ma guarda insegna core napoletano insegna è forte eh, non lo metto in dubbio però questo Mertens lo vedevo esplosivo che ogni volta che aveva l'opportunità la buttava in gol in rete per cui dicevo per me merita più occasioni con questa annata eh, disastrosa per le punte perché Melik si è rotto Gabbiadini ha fatto schifo eh, Pavoletti ha fatto schifo Mertens è potuto esplodere e si è dimostrato un grandissimo attaccante però per quanto riguarda Sassuolo-Napoli, diciamo che io nonostante sia molto molto contento da romanista e ho goduto, cioè non lo metto in dubbio, il Napoli per me meritava mani basse la vittoria, ragazzi, meritava assolutamente le ha presi a una traversa, un palo, ha giocato a una porta sola, il Sassuolo ogni volta che partiva in e faceva gol. È una cosa, è stata una cosa clamorosa. Sono stato contento. Però il Napoli deve rivedere la difesa. Secondo me, in fase di mercato, perché fanno troppi errori. Fanno troppi errori. Detto ciò, Fiorentina-Inter il big match della 33esima giornata. Big match anche sul campo. Finisce 5 a 4 per la Fiorentina. Anche qua ha fatto. Quanti anzi post partita ho fatto? senti, vabbè. Anche qua ha fatto il post partita. Qua per i pronostici è andata benissimo. Segna casa preso. 1x preso. Over 1,5 casa preso. Quindi abbiamo preso veramente tutto. Di tutto e di più, ragazzi. È andata benissimo la Fiorentina. Va sotto, poi rimonta. No, è andata sopra? È andata... è andata sopra è andata sopra, poi si è fatta rimontare e poi ha rimontato, ok. 1 a 0 1-0 1-2 5-2, 5-4. Eh, Fiorentino, come sempre, al cardiopalma, che se non soffre fino alla fine non si diverte. Igardi ha fatto una tripletta molto molto eh, importante anche a livello personale, perché ora va ad insediare i primi due Belotti e Jago per la lotta alla. Eh, al titolo di Capocanno ieri, la Fiorentina con questi tre punti eh, porta a casa appunto tre punti ma d'oro ragazzi, d'oro, perché? Perché la Fiorentina a questo punto può lottare per la lotta Europa, io lo dissi 5-6 giornate fa, molti mi chiederono dello scemo, mi dissero sei rimasto solo te a credere nella Fiorentina, manco i tifosi della Fiorentina Dissi, vedrete che adesso la Fiorentina ha solamente sfide contro squadre scarse e squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Se la Fiorentina non ha, pe ha perso, però non avesse perso quella partita di merda contro l'Empoli che fra l'altro è un rigore inesistente contro, ma vabbè lasciamo stare. Se, se addirittura l'avesse vinta, per dire adesso sarebbe, se non erro, a pari punti con il Milan e sopra l'Inter. Per cui vi faccio vedere anche come funzionano questi meccanismi. Cioè, poi ha vinto contro, poteva tranquillamente perdere contro l'Inter e vincere contro l'Empoli e staremo parlando più o meno della stessa cosa. Però comunque questo è avvenuto. La Fiorentina ha fatto una gran partita. In difesa fanno tutte e due cacare, ragazzi. Fanno veramente tutte e due cacare. Dovrebbero comprare dei giocatori che rifondino la difesa proprio completamente. Perché è una cosa impensabile, veramente impensabile. Comunque la Fiorentina fa tre punti importanti. Ho visto che c'è stato un po' di casino. Pioli mi ritiro, do, do via, vado via. So il problema. Non è questo, ragazzi. Cioè, per me non è, non è stato questo il problema. Il problema è quando hai perso 2-1 a Crotone. Il problema è quando hai perso in casa casa. Andoria perdere a Firenze con una Fiorentina che sta lottando per l'Europa. Ci sta. Ok, magari non ci sta a prendere 5 gol. Però, bene non male, che ne hai fatti 4. È stata una partita molto, molto all'arrembaggio. Se quel pallone all'ultimo secondo salvato da chi è che ha salvato? Salcedo. Salcedo fosse entrato 5 a 5. Staremmo parlando di altro. Per cui andiamo ad analizzare anche le partite per come sono. Eh, detto questo, parliamo per ultima della Lazio. Credo perché abbiamo parlato più o meno di tutte le squadre, ah no, della Lazio e del Milan. E poi in un altro video parliamo della zona retrocessione e delle altre partite. Lazio e Milan. La Lazio vince per 6 a 2 contro il Palermo. La Lazio, ragazzi, questa è una dimostrazione della Lazio. Quanto quest'anno sia cinica e forte. E del Palermo. Quanto sia scarso e merdoso. Perché, comunque, non è possibile che tu vai a giocare una partita per salvarti. Per salvarti. Perché non è che sei una squadra che ha smesso di giocare da anni. Per salvarti. Ok? Vai a giocare una partita per salvarti. E dopo mezz'ora, 20 minuti, sei sotto 4-0. È una cosa... Per quanto la, la, la squadra avversaria possa essere forte. Comunque, per, per i marcatori... Cioè, per, per le scommesse è andata benissimo. Facile, 1 secco preso. Media, 1 con l'handicap. Quindi la Lazio vince con almeno 2 gol di scarto preso. La Lazio vince con almeno 3 gol di scarto preso. E la Lazio vince con 4 gol di scarto preso. Marcatore, immobile preso. preso. <coughs> Ragazzi, è andata veramente benissimo. La Lazio ha dominato. Keita è in Immobile è in La Lazio è forte. In casa, soprattutto, è molto... Forte settimana, settimana prossima ci, ci aspetterà un derby della Madonna veramente della Madonna e niente. Ora speriamo vada bene per noi. Vediamo un po'. Comunque la Lazio si assicura quasi sicuramente il quarto posto ad insediarla. C'è rimasta giusto l'Atalanta. Ma quelle sotto Milan, Inter e Fiorentina vanno troppo piano per recuperare, appunto, secondo me, Lazio e Atalanta. Per ultimo il Milan che crolla malamente ad Empoli per 1 a 2. qua ragazzi, ho preso giusto una cosa. Cosa Ah, ho detto, Dempoli. Eh grazie, no, è... Confu... scusate, mi sono confuso. Il Milan cade in casa contro l'Empoli a Milano per 1 2. Meno male che c'ho il correttore qua vicino. Eh, L'1 secco del Milan non l'abbiamo presa. Abbiamo preso l'under 3 e mezzo, però non abbiamo preso. Il Milan vince con due gol di scarto. Comunque il Milan crolla, non me l'aspettavo. Sinceramente, l'Empoli gioca di cuore. Cioè ovviamente qualcuno mi ha detto Secondo te sì, che il Milan meritava di vincere Ovviamente ragazzi contro le piccole si gioca a testa alta E cercare di Cioè a testa bassa scusate Cercare di attaccare in ogni modo per segnare Questo deve accadere contro le piccole Però eh, queste squadre partono in contropiede E ti fanno male Questo è successo contro l'Empoli Così come è successo contro la Fiorentina L'Empoli avrà fatto 5 tiri in due partite Ha fatto 6 punti a Milano e a Firenze Una cosa clamorosa L'Empoli riapre la zona eh, Cioè cerca di tenere a distanza il Crotone Ma il Crotone che cerca di riaprire la zona saldamente Salvezza. Questo, ovviamente, ne parleremo nel prossimo video in cui parleremo della lotta salvezza e del bar sport e delle squadre di cui non abbiamo ancora parlato. Detto questo, ragazzi, io ve lo ricordo: 7 maggio nei commenti. Come sempre, vi ringrazio per la visione. Mi piace il video, vi è piaciuto. Dislike se non ci va fatto cagare. buon la e Ci vediamo come sempre. Ad un prossimo video.